Ciao a tutti e bentrovati. Oggi andrò a fare il nostro centro tavola natalizio e spero, penso di avere tutto qua sul tavolo. Comunque non elenco tutto perché sennò sarebbe troppo, ma più o meno vi dico, ho preparato i rametti di abete che li ho spruzzati con un po' di vernice colorata e poi un ramo di pungitopo, addobbi natalizi, fiori finti, appunto nastri, decori, cuori e il vassoio che avevo precedentemente comprato. Naturalmente non possono mancare le pini quest'anno a casa nostra. E allora il vassoio l'ho già verniciato ieri sera per anticipare un po' i tempi, prendermi un po' in avanti. Ho verniciato solo la parte superiore, che è quella che mi interessa, e ho preso anche le misure più o meno per sapere dove più o meno andrò ad attaccare quello che mi serve, il necessario. Comunque ho usato delle semplicissime vernici spray dei colori che mi interessavano, quindi il blu e l'effetto cromato appunto del color argento. Ciao. Ciao. Allora, per la prima cosa che farò è attaccare questi lustrini qui tutti intorno al mio vassoio, per cui andrò a fare questo lavoretto. Ok. Naturalmente con la mia colla a caldo. Soprattutto vado a farlo bene nelle estremità, per cui vado a fare un lavoro di questo tipo. Lo taglio in questa parte perché sennò non viene bene. Continuo da dove sono rimasta e vado circa a tagliare quello che non mi serve, per cui vado a coprire tutta la superficie. Restano così, vado a incollare i miei portacandele. Quando li ho comprati non mi sono accorta, sono diversi, però non importa, insomma, la base è uguale e comunque sono carini lo stesso, quindi li vado ad incollare nei punti dove precedentemente avevo segnato che prendevo. Metto da parte il mio centrotavola per un attimo e vado a prendere questa spugna per fiore che ho preso, che ho comprato ad 1,99 e vado a tagliare i miei pezzi, i pezzi necessari. La taglio circa della misura che andrà a occupare il mio appoggiacandele, quindi più o meno. Quindi ad incollare le mie spugne nel mio vassoio con abbondante colla a caldo. Vado a attaccare i miei portacandele dove appunto più o meno ho deciso di metterli, per cui
così saranno anche questi un po' rialzati. Ho tolto la spugna in eccesso qui perché voglio mettere queste due pinie che sono un po' più grandine, le voglio mettere qua, per cui vado ad incollarle qui e la seconda qui. E quindi intanto è così. Adesso le altre più piccole le andrò a mettere qui e le altre due qui. Adesso inizierò ad infilare i miei rametti di abete, quindi se sono troppo grandi li andrò a tagliare e a mettere della misura che più mi aggrada. Chiaramente quelli più belli, quelli che mi piacciono di più, e vado a fare questo lavoretto così. I più grandi li metto alla base. Così finché le spugne non sono totalmente coperte. Una volta che più o meno, insomma, ho coperto, più o meno, perché chiaramente devo ancora finire, adesso che ho riempito le parti più grandi, vado a coprire le parti che sono rimaste un po' scoperte, quindi queste ai lati. Vado a vedere un attimino le lunghezze che mi aggradano. In modo da fare una cosa armoniosa. E poi aggiungerò i miei rametti di agrifoglio, che comunque andrò un pochino a tagliare perché sono troppo grandi per questa composizione, per cui vado ad aggiungere anche lì. Lo faccio in modo simmetrico. Quindi l'agrifoglio, ho fatto le due estremità, adesso magari aggiungo un altro piccolo rametto centrale, no l'agrifoglio, scusate, il pungitopo, mettiamo anche qua, da questa parte, perché chiaramente il centrotavola è in mezzo, per cui si vede tutto, e dopo vedo se voglio aggiungere altre cose appunto a mio gusto. Io stavo pensando di aggiungere magari questo da un lato, di aggiungere questi, quindi vado a metterci un po' di colla a caldo soprattutto nei rami e qui, in modo che mi tenga bene, vado ad attaccarla a questo ramo
così. Per dare un po' di luce, metterò anche queste decorazioni. Le appoggerò semplicemente così, un po' dove capita, e poi vado ad appoggiare anche una stella da questa parte dietro al cuore e una qui dietro al cuore. Metterò anche delle palline natalizie all'estremità. Aggiungerò delle piccole bacche finte dove ci sono i rametti di pungitopo. Ecco il centrotavola finito. Spero che il video vi sia Vi auguro piaciuto. una bellissima giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!